Damit stelle ich fest, die Kommission ist gewählt. Novembre del 2014 fino all'ottobre del 2019, Jean-Claude Juncker sarà il 12° custode dei trattati, come viene anche chiamato il presidente della Commissione europea, titolare dei poteri esecutivi e di quello di iniziativa legislativa dell'Unione. La sua squadra non è proprio di sconosciuti. Prima di approdare alla corte di Jean-Claude sono stati primi ministri in 9, parlamentari europei in 8 e ministri in 19. Sono stati indicati dagli stati membri e sono per lo più, come ha lamentato lo stesso Juncker, uomini. Le donne sono soltanto 9 su 28, la stessa quota della Commissione Barroso, e 2 vicepresidenti su 6, cioè la bulgara Cristalina Georgieva e l'italiana Federica Mogherini. Quest'ultima, con i suoi 41 anni, è anche la più giovane del gruppo, che ha un'età media di 53. Che governo sarà? Juncker, già capo dell'Eurogruppo e considerato un rigorista, non sembra incarnare quella inversione di tendenza sulle politiche dell'austerity che molti auspicavano. Anche nel suo discorso ha ribadito che non esistono le condizioni per rivedere i parametri di Maastricht, anche se, come osserva Romano Prodi, le condizioni dell'Europa del 2014 non sono quelle dell'Europa del 1992. Tuttavia, Juncker sottolinea come si possano sfruttare al meglio le flessibilità già contenute all'interno del patto di stabilità e crescita e nel frattempo annuncia un ambizioso pacchetto di interventi a sostegno dello sviluppo. 300 miliardi da mobilitare a favore delle imprese, specie medio-piccole, tramite la Banca Europea degli Investimenti. Il Presidente della Commissione però non dice con sufficiente chiarezza né come né quando queste risorse potranno concretamente essere messe in circolo. Anche la struttura interna della Commissione, secondo i critici di Juncker, favorirà i falchi, a cominciare dal vicepresidente finlandese, commissario al lavoro, investimenti e competitività, quell'Jyrki Katainen, grande bacchettatore dell'Italia e fra i pochi membri della Commissione Barroso, ad essere confermato. Il segaligno Jean-Claude è molto meno pacioso del suo predecessore, ma la novità vera nell'unione dei doverosi compromessi è che la sua commissione deciderà a maggioranza assoluta dei propri componenti. Chi ha più filo tesserà.